Una terra bella che si estende dalla cima del Simborrasso fino alla costa del Pacifico, dalla selva amazzonica fino alle isole Galapagos, dove il britannico Darwin mise a fuoco la teoria dell'evoluzione. 13 ore di volo e Papa Francesco è atterrato in Ecuador all'aeroporto internazionale Mariscal Sucre e accolto dal presidente Rafael Correa in quello che il capo di Stato ha definito un paradiso, dove le persone si mettono in gioco per ridurre le ingiustizie sociali e promuovere la tutela della casa comune. Il pontefice ha detto di essere venuto come testimone della misericordia di Dio e della fede in Gesù Cristo. In questo paese unitario ma multiculturale, i tanti luminosi esempi di santi ci ricordano che solo Gesù brilla di luce propria e che anche oggi è possibile trovare nel Vangelo le risposte alle sfide attuali, apprezzando le differenze e promuovendo il dialogo e la partecipazione senza esclusioni. Il Papa è venuto quasi dalla fine del mondo e dunque è tornato nel continente della speranza per ricordare che la Chiesa, sempre ancorata al Figlio di Dio da cui trae la luce, deve essere al fianco degli invisibili della società, dei piccoli, dei giovani, degli anziani.